del pensiero postmoderno ce la dà Husserl, il fondatore della corrente fenomenologica. Ecco, si può riassumere la fenomenologia e la sua concezione gnoseologica, il concetto di verità, con questa citazione di Agostino: Noli foras ire, in te ipsum redi, in interiore homine habitat veritas, cioè non uscire da te, rientra in te stesso, perché nell'intimo dell'uomo risiede la verità. Con questa citazione, che tra l'altro è esposta nella fine della sesta delle meditazioni cartesiane di Husserl, una delle sue opere più famose, si comprende come si comprende la sua concezione di che cosa sia la fenomenologia, e cioè lo studio degli atti di coscienza in senso non pregiudizievole, curato da tutte le categorizzazioni della sensibilità, dell'intelletto, le categorizzazioni scientifiche, le categorizzazioni soggettive, storiche, eccetera, e come uno studio degli atti di coscienza sempre diretti verso un oggetto intenzionale, e che giunge ad intendere la verità come dice appunto all'interno dell'ultima delle sue ricerche logiche, Husserl, come la piena concordanza tra l'inteso e il dato come tale. Ecco, qui si può sviluppare, per chiudere il discorso e presentare una concezione rinnovata di verità in luce delle ricerche fenomenologiche, intendere la verità come la coincidenza del pensiero con la struttura conoscitiva data in relazione ai principi logici secondo cui il pensiero stesso necessariamente struttura la conoscenza, ed è conoscenza dell'oggetto che attraverso lo stesso pensiero si conosce. Ecco, chiudendo la prima riflessione filosofica, giungiamo a comprendere come nella storia della filosofia sia stata intesa la fondazione e soprattutto intesa il concetto di verità. E continuiamo questo breve saggio del pensiero con una prolusione sul pensiero matematico, soprattutto in luce dei suoi risultati nell'ultimo secolo, nel Novecento, nella fine della seconda metà dell'Ottocento e in tutto il Novecento. Sì. Il panorama delle scienze matematiche appare radicalmente mutato nella seconda metà dell'Ottocento, perché si tenta di raccogliere i frutti di tutte quelle nuove ricerche nell'ambito dell'analisi, della geometria e della da poco nata topologia. Si tenta di raccogliere i frutti di questi risultati tentando di costruire un sistema formale. Ora, la concezione allora non era ancora nota, un sistema di assiomi, di principi primi da cui potesse essere strutturabile e derivabile tutto l'apparato e l'edificio delle teorie matematiche. E questo si tentò soprattutto all'inizio dei primi decenni dell'Ottocento e del Novecento con diverse correnti filosofiche di impostazione matematica dopo l'apertura della cosiddetta crisi dei fondamenti. Questo accadde, ci fu appunto questa crisi a causa innanzitutto della nascita della pluralità delle geometrie, cioè a fine Ottocento, soprattutto negli ultimi decenni dell'Ottocento, Bernard Riemann coniò e inventò una serie di teorie matematiche che avrebbero portato alla costruzione della cosiddetta geometria riemanniana, cioè una geometria dove il quinto postulato di Euclide non vale e dove quindi Riemann sostituisce il concetto di linea con quello di curvatura, di quello di geodetica, e giunge a costruire un'estensione della geometria euclidea, di cui la geometria euclidea si riduce come caso particolare a partire da principi puramente analitici, cioè senza ricavarli kantianamente dall'intuizione,
giungendo a compiere una vera e propria rivoluzione nell'ambito della matematica e soprattutto della geometria, dando adito alla nascita della nuova geometria differenziale, cioè dove il concetto appunto di curvature e di superficie avevano la massima importanza e potevano essere studiati con metodi dell'analisi e dell'algebra. Successivamente a questo, i matematici Lobachevsky e Bolyai avevano tentato la costruzione di una geometria, diciamo se vogliamo, opposta a quella di Riemann, che era la geometria iperbolica. Cioè, soprattutto il primo aveva tentato la costruzione di un sistema formale in cui il quinto postulato di Euclide non vale, e riformulando l'assioma di Playfair, che è una versione più restrittiva del quinto postulato di Euclide, in modo che per un punto per cui passa una retta data esistessero infinite rette parallele alla prima, e con questo nacque la geometria iperbolica, cioè la geometria dove abbiamo superfici curve in negativo come le selle e gli angoli interni, la somma degli angoli interni di un triangolo è minore di 180 gradi, invece nella geometria ellittica, quella di Riemann, è maggiore di 180 gradi. Ecco, con questa già questa pluralità delle geometrie dette modo alla nascita di molte ricerche matematiche che si svilupparono soprattutto nei primi anni del Novecento. Si svilupparono essenzialmente tre correnti volte alla ricerca di questi fondamenti assiomatici della matematica e la ricerca di un fondamento della coerenza stessa della matematica. Queste le tre principali correnti erano il logicismo, il formalismo e l'intuizionismo. Per quanto riguarda il logicismo, esso ha la pretesa di ridurre del tutto la matematica alla logica, cioè l'aritmetica e l'analisi, che era stata opportunamente aritmetizzata da lavori di Cantor e dal modello delle sezioni di Dedekind, fino a ridurre completamente la matematica dei principi puramente logici. Questo è quello che tentava di fare Frege, che uno dei due massimi esponenti della corrente logicista, aveva iniziato il suo programma di fondazione della matematica nella sua prima opera, nell'Ideografia, in cui aveva definito molti concetti ad oggi facenti parte della logica matematica e formalizzati in modo rigoroso, come la frattazione dei connettivi, dei quantificatori e in generale della logica predicativa, e a partire anche poi dall'altra opera, I fondamenti dell'aritmetica e i principi dell'aritmetica, pubblicati pochi anni dopo, Frege si proponeva di ridurre tutto il corpo delle teorie matematiche sviluppate all'epoca ad un corpo di assiomi puramente definiti sul piano logico. Ecco, nonostante la portata rivoluzionaria di questo suo programma di ricerca, questo dovette arrestarsi piuttosto presto. Perché? Perché Bertrand Russell, l'altra figura di spicco, la maggiore delle due figure del logicismo, scrisse una lettera a Frege facendogli notare come il quinto degli assiomi dei suoi principi dell'aritmetica prevedesse una contraddizione, cioè si potesse derivare una contraddizione. Infatti esso faceva riferimento a un principio, diciamo, di astrazione, secondo cui si poteva identificare un insieme partendo da una proprietà comune di tutti gli oggetti che erano suoi elementi. Ecco, muovendo da questo principio, Russell fa questo esempio e dimostra a Frege come esista un insieme
che sia autocontraddittorio, porti riferendosi a se stesso, porti ad una contraddizione. Infatti fa l'esempio Russell dell'insieme, di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi. Fa questo esempio anche in apparenza contorto e complesso, e da un ragionamento si riesce a dedurre che, partendo dalla somatica di Frege, quello che si deriva è che l'insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi appartiene a se stesso se e solo se non appartiene a se stesso. E questo è il cosiddetto paradosso di Russell, è una contraddizione, un'antinomia che Russell ha trovato nel lavoro di Frege, che lo stesso Frege ammise nella seconda edizione dei suoi Principi dell'aritmetica, uscita nel 1903, rinunciando appunto con sconforto al suo programma di riduzione della matematica alla logica. Tuttavia Russell inizialmente non si dette per vinto e nel 1913 pubblicò i Principi a matematica assieme a Whitehead, dove tentava una risoluzione del suo stesso paradosso, in realtà scoperto dal matematico Zermelo anni prima, mediante la costruzione di una teoria dei tipi, detta appunto dei tipi, dove si tentava di sancire a priori l'impossibilità che concetti contraddittori, come quello insieme di tutti gli insiemi che non appartengono a se stessi, venisse evitato fin dal principio. Però questa costruzione assiomatica era macchinosa e richiedeva assunzioni ad hoc che non avrebbero potuto già permettere l'uso delle dimostrazioni già effettuate da Cantor e da Dedekind, e soprattutto faceva delle assunzioni non completamente riducibili all'ambito logico, e per questo Russell stesso negli anni successivi abbandonò il programma del logicismo. La seconda corrente preponderante per quanto riguarda la crisi dei fondamenti era il formalismo. Il formalismo era la corrente che, lungi dall'intento di voler ridurre la matematica dei principi puramente logici, si accontentava di minimizzare gli assiomi di partenza da cui partire, da cui costruire l'edificio dell'intera matematica, e pretendeva soprattutto, questi sono i massimi obiettivi che si poneva la corrente formalistica, era quello di dimostrare la consistenza, la coerenza della matematica all'interno di se stessa, e di dimostrare la completezza della matematica, cioè che ogni formula generata dal linguaggio del sistema formale da cui si partiva per fondare la matematica stessa era decidibile, cioè si poteva dedurre mediante l'applicazione di alcune regole di inferenza logiche a partire dagli assiomi. Il massimo esponente della corrente formalista era il matematico David Hilbert, che aveva una concezione, diciamo, ottimistica delle capacità umane e della possibilità conoscitive in relazione alle scienze matematiche anche naturali. Infatti Hilbert sostenne appunto un discorso nel 1930 a Königsberg per un'occasione di un congresso dell'Associazione degli Scienziati Naturali e dei Medici, in cui esponeva appunto la sua volontà di ricerca in ambito matematico. Diceva Hilbert: non dobbiamo credere a coloro che oggi, con fare filosofico e tono sentenzioso, profetizzano la caduta della cultura e cadono nell'ignorabimus. Per noi matematici non c'è alcun ignorabimus, e io credo neppure in alcuna scienza naturale. In opposizione a questo sciocco ignorabimus, il nostro slogan sarà Wir müssen wissen, wir werden wissen, cioè noi dobbiamo sapere, noi sapremo. Ecco, purtroppo ironicamente per Hilbert si accorse, pur avendo egli stesso tentato con lo sviluppo di una nuova branca della matematica, la metamatematica, che ad oggi è una delle quattro branche fondamentali della logica matematica, cioè la teoria della dimostrazione, aveva tentato di portare a compimento il suo programma di dimostrazione della coerenza e della completezza della matematica al suo stesso interno,
dovette rinunciare anch'egli al suo programma quando solo un anno dopo furono dimostrati i teoremi di Gödel, che ora andiamo ad esporre brevemente. Prima facciamo una nota sulla terza corrente di fondazione della matematica, era l'intuizionismo, che era una corrente del tutto antilogicista, di cui il massimo esponente era Louis Zembrouwer, matematico olandese, che si rifaceva la dottrina kantiana dell'estetica trascendentale, rivendicando una fondazione empirica basata sull'intuizione di tutta la matematica. L'intuizionismo era una corrente del tutto costruttivista, quindi in opposizione al platonismo matematico, per cui vedeva gli enti matematici come esistenti di per sé in una realtà, in un territorio che il matematico esplorava, ma li vedeva come costruzioni appunto dell'intelletto umano. E per questo giungeva a refutare le dimostrazioni per assurdo, le dimostrazioni dell'impossibilità di un'affermazione a partire dalla dimostrazione della sua negazione, e quindi rifiutava il principio del terzo escluso, per cui un'affermazione o è vera o è falsa necessariamente. Difatti ad oggi si chiamano logiche intuizioniste quei sistemi formali che rifiutano il principio del terzo escluso. Quello che ha determinato la chiusura della stagione dei crisi dei fondamenti, riportando la matematica ad una nuova consapevolezza delle sue strutture fondamentali, sono stati i due teoremi di incompletezza di Gödel nel 1931, che egli dimostrò nella sua tesi di laurea, praticamente a 25 anni, e che distruggono insieme la pretesa di fondazione del programma sia logicista sia formalista, perché il primo teorema di Gödel afferma che in una teoria consistente espressa in un linguaggio della matematica del primo ordine, appunto detto in termini tecnici, che sia assiomatizzabile e che sia gödelianamente numerabile, questa teoria all'interno di questo sistema formale esiste almeno una formula ben formata, una formula ricavabile a partire dagli assiomi, una formula G, tale che né G né la sua negazione sono dimostrabili all'interno di questo sistema formale. E quindi qui cadeva la pretesa di completezza della matematica sostenuta dal formalismo. Il secondo teorema di Gödel invece afferma che un sistema formale che abbia le caratteristiche suddette non possa dimostrare la sua stessa coerenza al suo interno, oppure un sistema formale T che dimostra la coerenza di T all'interno di T è necessariamente inconsistente, cioè tutti i sistemi formali che dimostrano al proprio interno la propria coerenza non sono consistenti. E qui cade l'altra pretesa formalista, che comunava anche i logicisti, di pretendere di fondare la matematica su se stessa, cioè di dare un'autofondazione della consistenza della matematica stessa al suo interno. Quello che chiude del tutto l'epoca, diciamo, delle rivoluzioni in ambito matematico di primo Novecento è il teorema di indefinibilità di Tarski, della verità nel linguaggio. Chiariamo innanzitutto che il concetto matematico di verità è un concetto, appunto, come sosteneva per l'appunto Tarski, del tutto corrispondentistico, cioè non è un concetto di verità, di come abbiamo parlato, in ambito filosofico, che si rifà a un percorso della conoscenza e in cui tutte le sue parti si rendono coerenti per la costruzione di un intero, ma un'assegnazione di valori di verità, vero e falso, ad una proposizione in concordanza o meno con il fatto empirico, cioè, come per citare una degli esempi che Tarski stesso faceva nelle sue opere, era la neve è bianca, proposizione P, due punti, la neve è bianca, se e solo se fattualmente la neve è bianca.
qui c'è la diversità tra le due concezioni di verità. E il teorema di Tarski sancisce l'impossibilità di costruire, detto in modo più divulgativo, di costruire il concetto di verità nel linguaggio di una stessa teoria all'interno del